Buongiorno a tutti, sono Germano D'Antone della Carish, siamo qui nello stand che quest'anno condividiamo con Mogar, che si chiama Stage Experience, è ispirato al backstage di un palco, quindi riproduce un po' tutto il mondo del live, della musica dal vivo, anche la parte editoriale, quindi si è adattata un po' a questo genere di idea, di immagine. E qui presentiamo, direi per la prima volta, una quantità molto grossa di libri Carish, oltre 1000 libri soltanto dal catalogo Carish. Vi illustro alcune delle novità principali di questa fiera. Partiamo da questa novità assoluta che porto qua per la prima volta, il nuovo manuale di Massimo Varini, manuale degli accordi. È un corso completo per imparare a conoscere la tastiera. La cosa nuova è che per contenere i costi e quindi venderlo a un prezzo molto competitivo, i video sono disponibili solo online, quindi chi acquista il libro può vedere questi tutorial online. Abbiamo poi questo libro che è uscito da poco più di un mese, che è Tecnica Razionale Volume 2 Patternology, fatto insieme a Nazzareno Zacconi. È il libro prevalentemente di tecnica che segue al volume 1, che tra poco verrà poi anche tra l'altro rinnovato. Interessante anche il nuovo volume, il volume 2 del nuovo del libro Corso di Chitarra Jazz di Alessio Menconi. Era uscito il volume 1, adesso è uscito il volume 2 e tra poco, il prossimo anno, uscirà probabilmente anche il volume 3. Molto interessante è la riedizione, nuova edizione dell'Enciclopedia Comparata delle Scale degli Accordi, uno storico volume realizzato molti anni fa insieme al CPM, adesso quindi insieme a Mussida Editore, di Franco D'Andrea Attilio Zanchi, un libro che era molto richiesto e abbiamo deciso di rilanciare. E quest'altro invece è un libro molto interessante, il Trattato di Armonia Jazz di Andrea Beneventano, destinato al pianoforte ma non solo, perché quindi va benissimo anche per i chitarristi. Direi che queste, per quanto riguarda la chitarra, sono le novità principali. Posso aggiungere un nuovo canzoniere dedicato alla musica italiana, una cosa più generalista che questa, 320 canzoni per chi vuole suonare e divertirsi un po' durante l'estate. Direi che per il momento vi ringrazio e a presto.